Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere una boxettina interessante. Vai Birillo, esponiciala. Allora, della Vapor Storm, si chiama Puma Baby Mod. Una boxettina ultra leggera, proprio una piuma, non puma, una piuma che va bene per il tiro di guancia, perché diciamo una batteria sola, regge il wattaggio da 580 watt, il voltaggio da 0 a 8,5 volt, una boxettina che ha le sue protezioni, controllo della temperatura, cut off, 10 secondi, tutto. Ora l'andiamo a fare vedere da vicino e tiriamo qualche conclusione su questa boxetta. Ricordiamo la presa da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molliciara e La Spezia. Andatela a trovare, il grande Cri. Ora ci vediamo fra poco a fare vedere al suo interno cosa trovate quando aprite la scatoletta della Puma Baby Mod. Eccoci qua a fare vedere cosa c'è all'interno della Puma Baby Mod. Il suo scatolo si presenta così, l'azienda che la produce, Vapor Storm. Dietro ci sono tutte le specifiche della boxettina, lo scratch and check di originalità. Ora andiamo a, sul lato c'è scritto le diverse tipologie di engraving che è sulla box. Noi abbiamo preso la Freedom, poi c'è la Football, la Rock, la Black, la Vapor White e Vapor Black. Ora andiamo a aprire lo scatolo. Al suo interno troviamo il tagliandino di come vanno messe le batterie. Ti spiega che la batteria non va, se è wappata male così, è meglio metterla integra. Controllare sempre le batterie. Vapor Storm, il certificato di ispezione, eccolo qui, con il pass che è stata controllata che ok, e due manualetti in diverse lingue che ti spiega la funzionalità della box mod, con l'esplosione della box, con i vari tasti, fire, attacco 510, 510, lo schermo, la porta USB, switch button che sarebbe più e meno. Ora andiamo a fare vedere la boxettina. Allora, al cavo di ricarica, il sacchettino che la protegge bene. Eccola qui la boxettina. Una boxettina veramente carina. Freedom, tanta roba con i popcorn. Al suo interno c'è scritto 18650, il modello di batteria che supporta questa boxettina. Ha dei fori di sfiato per la batteria AX qua di dietro, bella apertura. Quando si chiude il coperchio della batteria ha dei fori anche laterali a destra e a sinistra. L'attacco 510 con poca corsa. E ora mettiamo al suo interno la batteria. Allora, meno su e più giù, la chiudiamo e la andiamo a accendere. Allora, ora lo schermo è spento, con 5 clic, 1, 2, 3, 4, 5, si accende, esce fuori il logo della box e parte lo schermo. Sotto il voltaggio, l'ampere della resistenza che si andrà a mettere sopra, ora era impostata a 18 watt come la stavo usando, e ti dà anche la carica della batteria. È una boxetta che dura abbastanza per tiro di guancia, bella perché è molto piccola, non supporta diciamo atomizzatoroni grossi, avendo anche il wattaggio 80 watt. Una bella boxetta, molto leggera, davvero leggera, che sembra che non
che non ha niente in mano, anche la forma molto ergonomica, bella piccoletta, che ti rimane nel pugno della mano, la puoi nascondere bene e niente, una bella boxetta. Io ci do un bel voto. Ora andiamo a fare la prova finale, a vedere come spinge, perché spinge veramente il wattaggio che viene indicato sulla box. 18 watt sono 18 watt precisi, c'è una bella spinta sugli atomizzatori da guancia. Ora andiamo a far vedere la prova finale di questa boxettina. Eccoci arrivati alle conclusioni finali di questa boxettina. Noi l'abbiamo messa con sopra il Kaifun 5 per un tiro di guancia, ci facciamo tutta la giornata. Abbiamo usato un liquidozzo, il Persian Apricot, buonissimo, che ci sta bene su. Siamo a 18 watt. Sì, anche un po' alti con la resistenza, mi piace che scalda un pochino. Si può abbassare a 17, così con la resistenza di nickel cromo sulla punta da 2,5, però reagisce bene. Poi c'è, è leggerissimo, è effettiva la spinta che dà, cioè pesa più l'atomizzatore che la box. C'è un engraving pazzesco, cioè è fotonico, spinge bene, ci fai tutta la giornata. L'ho usata in questa settimana e non mi ha dato nessun problema, molto leggera, portatile. Cosa vuoi di più, Bill? Cosa vuoi di più? Allora, noi gli diamo, che voto ci diamo a questa boxettina? È interessante. È interessante perché costa poco. È leggera. È leggera. Per il tiro di guancia è fantastica, perché la spinta è effettiva a quello che ti indica sul display. Poi la batteria dura un botto. Ti dura, a me la giornata mi dura, anche se sono abbastanza compulsivo. C'ha la sua presetta di ricarica. Più o meno. Al massimo. Facilissimo da usare. Sì. Si accende anche la luce quando vai. È una figata. Sì. Una figata. Noi la consigliamo, gli do un voto un 9,5. 9, sì, 9, 9 mezzo. Leggerezza, molto al tatto e molto morbida. È vero. Una plastica morbida. Io non so se è fatta con la stampante 3D, è uno spettacolo. C'ha la sua sfiato sotto, quindi meglio di così. Poi apri lo sportellino, c'è subito la batteria. C'è subito la batteria. È comodo. La richiama subito. Con le sue calamite. Spettacolare. Io ci do un 9,5. Sì, sono merita tutto. Allora, da Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare. Ciao! Ciao.